Bentornati fratelli di Tuberanza, e questa volta è il turno della signora Arpia. Mai via. Yugi era l'unico duellante motivato a vincere il torneo per una persona cara. Pur essendo un duellante novizio, Joy aveva le sue ragioni. Sua sorella Serenity. Devo diventare campione per il bene di Serenity. Lei ha sempre contato su di me da quando eravamo bambini. Vincerò questo torneo e il premio in denaro. Non diventerai cieca ed io pagherò l'intervento chirurgico, te lo prometto. Questo momento mediativo fu bruscamente interrotto quando Joy ed i suoi amici udirono delle risate provenire a breve distanza. Una voce così fastidiosa può appartenere solo a Mai! Il team conobbe Mai Valentine sulla nave diretta al regno dei duellisti. No, duellanti. È duellanti, ma lì c'è un errore di traduzione. Una duellante manipolatrice egocentrica con la straordinaria capacità di sapere sempre quale carta avrebbe pescato. Ehi Yugi, i tuoi duelli stanno andando bene? Potrei essere la prossima, quindi tieniti pronto perché ho scelto di sfidare te, Joy. Cosa? Mi stai sfidando? Hai il coraggio di accettare? Accetto, duelliamo. Preparati a perdere. Storia deck, perché utilizzeremo il deck storico di Joy. Una sega, ve lo dico subito, una sega. Sasso. La fortuna sul sasso carta forbici non mi abbandona mai. Joy Wheeler contro Mai Valentine, modalità singolo, prima partita. Dai, se dura poco ce ne facciamo un'altra, ovviamente, raga. Guarda che figo, stregone del tempo, che bello. Allora, attiviamo questa carta. Ne peschiamo due, ne scartiamo. No, ne peschiamo tre, ne scartiamo due. Quindi scartiamo questo e Guardiano Dash un po' mi rompe le palpebre. Vabbè, sì, scarto quello, che devo fare? Allora, attiviamo la foresta, potere di Gaia più che la foresta, e mettiamo in campo Predone Dasha. È potenziato? 2002! Porco due! Questa non è una carta magia istantanea, peccato, peccato. Mostro resuscitato. Oddio, no, No, che vacca! Ma che fa, Battle Pace? No, l'ammazzo, Ok, meno male. Ero convinto che mi attaccasse, va bene. Scegli una carta magia e ti viene del tuo avversario fino al drone. Tu puoi usarla come se fosse una carta attiva. Ricevi 2000. Interessante, perché lei ha utilizzato mostro resuscitato. Quindi, qualora ci dovesse tornare utile, la prendiamo. Allora, scudo e spada. Cambiamo. Ah no, ok, ha praticamente già scalato i punti. Battle pace. Ma vambaffanculo, ma a tutti lo fa, non solo... Tutti i mostri scoperti, ma vaffanculo doppiamente, va. Bastarda. No, bastardo io che non ho letto l'effetto della carta, me la ricordavo diversa. Merda. Guarda, mo questa mi attacca. Che fa? Che cazzo ha attivato? Oh. Lady Arpia. Lady Arpia un'altra volta. Un'altra Lady Arpia, ma che... Oh, che... fermati un attimo. No, che lurida cagna, no, raga, è una cagna. No, no, mia... Ah, no, mia, Mai è una cagna. Cioè, non si possono fare tutte queste mosse nello stesso turno, no. E allora guardate un po' che cosa faccio. Allora, attivo questa carta trappola. Mi prendo un mostro resuscitato. Ok, e fino a qui ci siamo. Dopodiché faccio il figlio di puttana. Perché è l'unica, eccolo qui, toh. Ciao, ciao. Attivo mostro resuscitato. Allora, vediamo un po' chi mi posso prendere. Questa era 1009. No, 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 mi prendo coso qua. Il tizio dell'ascia. Lo metto in posizione di attacco perché grazie al potere di Gaia diventa 2002. Perdo 2000 life points, me ne sbatte. Battle pace e intanto ti tolgo 2200 punti, mia cara Mai. Poi nella seconda mind phase piazzo buco trappola senza fine. Quindi se evochi qualcuno con attacco di 1500 superiore, bella pette, ciao. Coperto, brava, bravissima. A me quella carta lì mi fa un po' paura, però l'avrebbe messa prima se fosse stata utile. Evocazione di un altro ascia da guerra. Un altro con 2002. Mo come minimo c'è attributo torrenziale. Partono tutti i santi del paradiso.
Altri 2200 per te, Mai. Già. Mi sa che le tue arpie si devono spiumare a vulva. Sì. Che cos'è? Io quando vedo ste cazzarole di carte e vedo che evoca le cose, io... Ma quando ne sta a mette? Che carta è, regà? Cioè, praticamente, vedete, ragazzi, si ribaltano gli incontri in un attimo. Evochiamo pure questo. Mo, regà, piano piano dobbiamo iniziare a sfoltire. Attacchiamo un po' random. Anzi, che vi dico, fammi fare fuori questo con 1009, va. End pace. Aspetteremo il prossimo turno per spaccare anche gli altri. Ma magari evoca, fa il tributo. Perché se lei evoca contributo, prende quei due, li manda al cimitero e io poi con buco trappola senza fine glielo buco trappolo. Normale, no? Allora, con questo qua, prossimo turno, mia cara Mai, ci saluti. Già, tanti tanti cari saluti. A quanti minuti passiamo? 7 minuti, buono. Coperta. Bravissima. Non ce l'hai un'altra trappola delle arpie, merda. Beh, non mi fa mettere lo stregone del tempo perché potrebbe diventare una situazione molto pericolosa. Addio Mai, mi dispiace. Ci hai provato, è stato bello. Mi hai ridotto a 2100 life points, o perlomeno mi ci sono ridotto quasi da solo. Ma hai perso, già. Ah, come? Ho perso contro un dilettante? Mai, ho cercato di spingerti... Mai, ho cercato di spiegarti che il Duel Monsters è più importante di una semplice vittoria. Per essere un vero campione non puoi pensare solo a te stessa. Posto, finito. Che belle queste carte. Cyber Scudo, figo. Non mi farò mai il mazzo delle arpie. E allora, fratelli, non mi rimane che darvi l'appuntamento con il prossimo episodio. Attacco dall'abisso. Il tizio con il mazzo acqua. Pazzesco, cioè il mazzo di questo ragazzo io lo adoro. Infatti, se lo sconfiggeremo, prenderemo alcune delle sue carte. Quindi, fratelli, ci vediamo con il prossimo video, sempre qui su Tuberanza. Ciao!